Siamo con Cristiano Boscato, amministratore di Ingenia. Dottor Boscato, dunque, quando un CEO decide di implementare un progetto di intelligenza artificiale, quali sono i passi da seguire e soprattutto quali sono le varie fasi e gli errori da evitare? Okay. Allora, evidentemente un progetto di intelligenza artificiale ha a che vedere con tanti aspetti all'interno di un'azienda. Quello che mi sento di dire è che tipicamente un progetto di intelligenza artificiale è su tre variabili: gli algoritmi, i dati e l'aspetto umano. Gli algoritmi sono dati, esistono, sono matematica, quindi facciamolo fare agli specialisti. L'amministratore delegato si deve preoccupare di trovare i dati, oggi che sono il nuovo petrolio per le aziende, quindi i propri dati aziendali per il proprio business, e affiancarli a un importante aspetto umano, perché la vera conoscenza di quello che accade è nelle persone, e saranno quelle persone lì che daranno una mano a costruire le intelligenze artificiali del futuro per quelle aziende. Ecco, ha parlato proprio di organizzazione, di influenza di un progetto di intelligenza artificiale sull'organizzazione. Dunque, l'intelligenza artificiale non è solo un tema tecnologico, ma quali leve ha proprio sul business, sull'organizzazione e sul fattore umano? Ah, delle leve importantissime. Ancora facciamo fatica a capire dove arriveranno i cambiamenti di business dovuti a queste tecnologie. E quello che vediamo è che le società che si stanno approcciando all'intelligenza artificiale, che iniziano a essere intelligenza artificiale first, hanno un approccio ai dati completamente diverso, e quindi questo comporta dei cambiamenti organizzativi importanti. Tipicamente nel passato ogni unit ha i suoi dati relativi, non so, al marketing, alla produzione, eccetera. Nel futuro questi dati devono essere accorpati in quello che si dice un unico data lake, perché è fondamentale avere a disposizione tutti i dati per poterli analizzare e fare intelligenza artificiale. Va da sé che se tutto si deve accorpare, anche l'organizzazione cambia e tutto quello che segue deve essere ripensato in maniera diversa. L'aspetto umano, di nuovo, è fondamentale sia per un discorso organizzativo ma anche per un discorso culturale. Fare intelligenza artificiale significa cambiare set mentale, e quindi le persone vanno aiutate in questo cambiamento. La ringrazio per il suo intervento.